La fabbrica del Ducato ospita il progetto della Fondazione Umberto Veronesi che promuove la lotta ai tumori maschili assieme alla Società Italiana di Urologia. In passato la Sevel si è dedicata soprattutto alla prevenzione per la quota rosa, che in stabilimento raggiunge il 20%, dichiara il direttore Angelo Coppola, sottolineando che la percentuale è più alta nel settore automotive in Val di Sangro. Con l'iniziativa presentata da Tessa, la Sevel si rivolge adesso all'80% dei dipendenti. Lo screening prevede 70 consulti urologici al giorno completamente gratuiti. Un'iniziativa di grandissimo rilievo rivolta ai lavoratori che sono poi la cosa più importante del nostro plant, che per l'80% sono uomini, e quindi in passato ci siamo occupati della prevenzione femminile, 20% di donne, un numero rilevantissimo, ma mai con grandissima attenzione invece ai problemi legati, problemi di carattere urologico. Qui abbiamo la Fondazione Veronesi, un'eccellenza, e SIU, la Società Italiana di Urologia, che insieme a Fiat Professional hanno cominciato questo tour in tutta Italia, e ovviamente arrivando in Abruzzo non poteva mancare l'appuntamento in Sevel, che poi è la patria dove nasce il veicolo più importante del brand Fiat Professional, che è il Ducato.